Ciao a tutti, sono Federico Olivieri e sono Digital Marketing Manager di Digimind. Vi do il benvenuto al primo episodio dei Digimind Talks. Ogni mese selezioneremo un argomento a tema digital e social media marketing e faremo alcune domande agli esperti del settore. Per questo primo Talks siamo in ottima compagnia. Infatti parteciperanno Riccardo Scandellari, Matteo Pogliani e Claudio Gagliardini. Buona visione e se hai domande da fare agli esperti, lascia un commento. L'errore più comune consiste nel pagare troppo per ottenere poco. Mi spiego meglio, se paghi qualcosa devi avere un ritorno di investimento misurabile. Ad esempio, il comunicatore a cui ti affidi deve avere un seguito vero e che lo reputi una persona autorevole e affidabile. In secondo luogo, deve avere accesso ad un pubblico che l'azienda non riesce o non può permettersi di raggiungere da sola. Deve saper comunicare bene attraverso un contenuto professionale. I principali errori quando parliamo di influencer marketing? Sicuramente quello di scegliere le figure da coinvolgere prima di aver valutato attentamente gli obiettivi che vogliamo raggiungere. È una prassi che purtroppo è molto diffusa tra le aziende perché magari sono colpite dall'attività online di una persona e quindi desiderano, voglio collaborare con lui, ma a monte bisogna valutare appunto cosa vogliamo ottenere dal nostro progetto influencer marketing. Se vorrò ottenere awareness dovrò ovviamente coinvolgere delle persone con certe caratteristiche, quindi per esempio che hanno una grossa audience. Se vorrò invece creare a quattro mani contenuti che possono convertire, dovrò coinvolgere una persona molto competente. Quindi a monte vengono le finalità del progetto e la creazione dello stesso, che non basta mandare un prodotto a chi che sia e fare un selfie con questo prodotto per aver fatto un buon progetto di influencer marketing. Si parte dagli obiettivi, dalla definizione buona di un progetto e poi avviene la parte di outreach, quindi la selezione. Altro lato fondamentale, altro errore molto spesso fatto dalle aziende, dalle realtà che vedo online coinvolte in progetti di influencer marketing, è di soffermarsi solo su vanity metrics e elementi quantitativi. Gli elementi quantitativi sono importanti, è innegabile, però non sono tutti, non sono tutto. Uno degli elementi essenziali dell'influencer marketing è la sinergia, la relazione tra brand e influencer scelto. E essendo una relazione tra persone è impossibile non tenere conto del valore qualitativo. E questo è un elemento molto complesso perché i numeri sono facili da valutare, o almeno sono più facili da valutare. La qualità invece spesso è molto più soggettiva. Però è impossibile non mettere una parte, non valutare l'elemento qualitativo quando, per esempio, si parla di contenuti. Bisogna sempre analizzare con attenzione la capacità e la qualità dei contenuti che produce l'influencer che vogliamo coinvolgere e soprattutto, altro lato essenziale, l'affinità che c'è tra questa figura e il brand. È inutile se il mio stile, il tono di voce del mio brand è molto serioso, molto istituzionale, non potrò mai prendere, anche se converte molto, anche se ha grande influenza, anche se crea molto engagement, una figura ironica, perché ci sarà distonia tra appunto il brand, il modo di comunicare del brand e quello dell'influenza. L'elemento dell'affinità è, a mio avviso, uno dei più importanti e che invece spesso non viene assolutissimamente considerato. Quali sono gli errori più comuni in influencer marketing? Beh, il più grande in assoluto secondo me è quello di fare confusione tra le varie figure che compongono questo possibile puzzle. Intanto l'errore più grande è non capire la differenza clamorosa, enorme, tra testimonial e influencer. Il testimonial è una figura che abbiamo già visto in tutte le declinazioni possibili e che continuiamo a vedere in campagna di marketing su tutti i media. Ed è una figura, può essere una VIP, una celebrity, uno sportivo, un qualcuno che ha maggiore o minore attinenza con l'argomento trattato, con il prodotto, col servizio che va a proporre, ma che comunque punta sulla fama, sulla celebrità per raggiungere le persone e per quindi convincerle ad acquistare qualcosa. Chiaramente il testimonial non ha
diretto interesse se non quello di guadagnare dei soldi dall'operazione che fa, quindi nella maggior parte dei casi, a parte rare situazioni, penso agli sportivi, penso a casi in cui effettivamente poi c'è una anche sincera proposizione di un prodotto o di un servizio, ma nella maggior parte dei casi questa proposizione è una proposizione che avviene a fronte di una fee, di un compenso che viene dato al personaggio per proporsi. L'influencer in realtà è l'esatto contrario, cioè l'influencer, o perlomeno quello che io ritengo essere l'influencer, non è necessariamente una celebrità, anzi nella maggior parte dei casi non lo è, non ha quel pubblico così enorme, così vasto come la celebrity ovviamente, e anzi probabilmente ha un pubblico molto di nicchia, molto ristretto, ma è un pubblico che fa affidamento su quella persona, su quell'influencer per capire qualcosa in più rispetto a determinati precisi oggetti o precisi prodotti o servizi o idee o situazioni, qualunque tipo di cosa può essere in realtà oggetto di influenza. Perché? Perché da parte di quella persona, cioè dell'influencer di turno, c'è una passione, c'è una competenza, c'è una capacità, e questa forse è la cosa più interessante insieme alla passione, una capacità di proporre quegli argomenti in modo più semplice, più leggero, più facile da comprendere, più in linea con quelle che sono le effettive esigenze delle persone. Per cui se un'azienda mi propone un determinato prodotto o servizio utilizzando una serie di termini tecnici, una serie infinita di caratteristiche delle quali io probabilmente non capisco né il senso né neanche molto spesso il nome o quello che rappresentano, l'influencer invece è quella persona che riesce e che mi aiuta a comprendere meglio. Quindi questa è forse una delle caratteristiche importanti dell'influencer. L'influencer è tale in quanto mi aiuta a comprendere meglio. E questo è il senso proprio dell'unione e del rapporto che possono avere le aziende con gli influencer. Questa cosa deve essere utile, utile all'influencer stesso perché pubblica qualcosa, perché ha un po' più di materiale su cui parlare, utile all'azienda perché chiaramente ha un'ulteriore possibilità di pubblicare in rete o di vedere in qualche canale le sue cose, ma da un punto di vista completamente diverso, e soprattutto utile alle persone. Smettete di chiamarli consumatori cortesemente perché sono persone, le persone che cercano delle informazioni che chiaramente sono molto più propense ad averle da altre persone piuttosto che dall'azienda stessa, che ovviamente ha tutto l'interesse per raccontare sempre in termini iper positivi i suoi prodotti e i suoi servizi. Altra cosa, altro errore importante che fanno le aziende in molti casi è collaborare soltanto con quelle figure o con quegli influencer, usiamo mille virgolette perché comunque il termine è abusato e assolutamente poco chiaro in molti casi, che parlano bene dei loro prodotti, che sono disposti a, come dire, mettere l'accento sulla bontà, quanto siano fantastici i loro prodotti e servizi, ignorando i lati negativi o magari dando come dire, un'idea un po' distorta di quelle che sono appunto le opportunità reali vere. Ecco, questo è un altro grosso errore, perché invece l'influencer funziona benissimo quando è libero, quando è in grado di dire effettivamente quello che pensa e di raccontare qual è la sua esperienza con un'azienda, un prodotto, un brand, un servizio, eccetera, eccetera.